Prendiamo questo impegno di Paolo e di Maura, che entrambi insomma ci hanno dichiarato di essere anche un pezzo, hanno un pezzo di San Severesità nel loro animo. Prima di passare la parola all'amico Angelo Ciro, voglio ringraziare la consigliera comunale Marisa Cattio per essere presente a questa nostra manifestazione, e tanti vecchi amici e anche nuovi che vedo in questo momento, a cui ci leggo un grande affetto. Passo la parola all'onorevole Angelo Ciro. Veramente, che dire, sono felicissimo questa sera di vedere tanti amici vecchi e nuovi che si ritrovano questa sera attorno a noi, attorno allo scudo crociato e credo anche attorno ad un progetto politico che è quello di noi dell'Italia, che vede ricostituire in questo momento particolare di difficoltà dello Stato italiano, della nostra nazione, un'area moderata centrista, un'area che sarà sicuramente, amici carissimi, la percentuale in più che servirà per oltrepassare quella soglia necessaria per avere il cosiddetto premio di governabilità, che consentirà al centrodestra di poter vincere e quindi governare l'Italia. Questo è soprattutto perché l'UDC darà quelle percentuali necessarie per, come dire, per oltrepassare la soglia. Voglio dirvi subito una cosa, venendo qui. San Severo da un po' di tempo, perdonatemi, si è abituata a demandare molto ad altri, a consegnare ad altri, ad altri di altre città, le proprie fortune, il proprio futuro, il futuro dei propri figli, e continua a farlo. Per carità, non voglio parlare di Michele Emiliano, che è venuto qui ad essere il vostro assessore, sicuramente ha onorato quella maglietta, però oggi, come si suol dire, si continua. E io mi chiedo, e lo pongo a voi di San Severo, ma voi in un governo di centrosinistra, in liste di centrosinistra, quelle create qualche giorno fa da Renzi per rappresentare quest'area, il PD, ma voi pensate veramente che la grande storia dei vecchi combattenti del Partito Comunista di San Severo, quella grande tradizione socialista che qui a San Severo è stata sempre presente, non poteva essere in qualche maniera ben rappresentata in questa competizione elettorale dall'area del Partito Democratico? E allora mi chiedo, a che è servito il voto dell'UDC quando quasi 4 anni fa noi votammo il sindaco di San Severo a presidente della provincia, quel sindaco, quello che avete oggi, che ha vinto per solo 180 voti nella competizione? Vi voglio ricordare che l'UDC ne ha dati in quella competizione ben 8.000. Avrebbe perso contro il sindaco Landella 56-44, non avrebbe vinto. Noi gli abbiamo consegnato al vostro sindaco, gli abbiamo consegnato una Ferrari che potesse emancipare questa città da quelle presenze,
E oggi quel sindaco la parcheggiante si iscrive, come si suol dire, a quell'area che si definisce civismo. Io non so che cosa significa civismo. E allora lui che cosa pensa? Invece pensa di recuperare, invece di recuperare questa storia, la vostra storia di San Severo, continua a consegnare questa città, o vorrebbe consegnare, perché voi questa volta non glielo permetterete, consegnare questa città a chi probabilmente in questa città non merita di, in qualche maniera probabilmente nemmeno di essere presente nella politica sanseverese. Qui è tutta la storia. San Severo che deve riprendere il suo cammino di emancipazione. Se ci fosse il mio professore Gigino Minischetti, buon anno a cui vanno i pensieri, mi piacerebbe della tecnica. E mi meraviglio che qualche amico che è ancora nei miei ricordi, quelli più belli legati a papà, alla sua età continua a fare in qualche maniera il, come dire, quello che porta il bigliettino a chi oramai ritiene essere oramai in qualche maniera i padroni di San Severo. Me ne dispiace di questo. San Severo ha bisogno di ben altro. Voi non dovete, in qualche maniera, dovete dire a questo sindaco di andare via subito. Lo dico agli uomini della sinistra, perché io sono di quest'altra parte, ma volevo francamente incontrare uno o qualche pezzo della vostra storia e confrontarmi sulle problematiche della vostra città. Invece chi sono i miei avversari? C'è 5 Stelle che non la conosco, non si vede in giro, eppure nei miei confronti arrivano sui social delle condizioni di squallore che sono uniche. Dovrebbe, secondo loro, dovrebbe essere scandalo uno magari che è ripreso in un momento di pausa del Parlamento, preso dalla stanchezza, oppure chi, impaurito dalla presenza di un giornale, dice magari in quell'occasione, dice ma non sono forse chi è stato condannato, chi è un delinquente, chi è un immorale, le persone che debbono allontanarsi dalla politica. Se il motivo per cui io non dovrei essere votato è solo quello che loro in qualche maniera mettono in campo, io sono fiero di essere quello che sono. Io sono un democratico cristiano con le mani pulite. Sono stato mai attaccato da un punto di vista morale, da un punto di vista di tutte le condizioni possibili. Posso andare camminando con la fronte alta. Se quelle sono le accuse, vuol dire che questi pensano che gli italiani hanno l'anello al naso. E allora ecco perché io dico che questa è un'occasione incredibile che il mio partito nazionale e io stesso ho voluto mettere in campo, in contrapposizione a qualcosa, ad una forma di colonizzazione di San Severo. Ho voluto mettere invece, per quello che mi era possibile, in campo una squadra che era rappresentata da uno che è nato a San Severo, che si chiama Soccorso, la mia brava Maura che viene da San Nicandro Garganico, io che vengo da San Marco. Avete mai saputo
ci divide un lunghissimo rettilineo, poi la nostra storia è comune. La nostra storia è comune, i sammarchesi scendono a San Severo, io scendo almeno 15 volte al giorno a San Severo. E avete un'unica e incredibile occasione sulla quale tutta la città deve riflettere, tutta. Voi diversamente dalle altre parti, in un voto solo, con un voto solo, uno, basterà che mettiate sulla scheda alla Camera, e a questo punto anche al Senato, la croce su quel simbolo. Avrete votato me due volte, perché mi voterete nel collegio, mi voterete nel proporzionale, ma avrete soprattutto creato quelle condizioni necessarie perché il mio amico Paolo possa essere il secondo eletto di questo collegio. Ma dipende da voi, dipende da quando voi volete cogliere quelle opportunità. Io pianterò da subito la mia segreteria, perché a quel punto non ho alibi, perché non vengo eletto perché qualcuno mi ha scelto e mi ha messo in lista. No, non avrò alibi, perché chi mi ha eletto o chi mi eleggerà è la gente di San Severo, è la gente di Lucera, di San Nicandro, di Apriceto. Pianterò la mia segreteria a San Severo e avrete insieme a me la presenza di un altro parlamentare. Saremo in due a San Severo, che parleremo la stessa lingua, le stesse problematiche. Immaginate in Parlamento due persone di San Severo, due persone che non avranno paura di parlare dei grandi problemi che ha questa città. Io mi chiedo, ma lo sapete che l'unico che ha posto i problemi seri per interpellanze ufficiali sulle problematiche vissute negli ultimi tempi da voi qui a San Severo, che le ha fatte? Sottoscritto. Basta andare a vedere le interpellanze fatte per avere, come dire, le forze speciali in questa città, quando succedevano quelle cose che voi in qualche maniera avete subito, quando questa città si consegnava all'udibrio nazionale per tutte quelle cose, quelle condizioni anormali che succedevano. C'era una persona sola che lo faceva, ero io. Qualcuno mi diceva, ho cercato di avere qualche altra firma, i motivi, poi metto la firma dopo, non c'è stata mai una firma, è rimasta sola. Allora, queste cose ve le vengo a dire non per prendere un metro, perché, come dire, l'avrei preso prima. Le vengo a dire adesso perché ognuno di voi può vedere, andarsi a vedere nei riscontri parlamentari se quello che vi dico è vero o meno. Per cui, cari amici, è fondamentale che questa risposta democratica è anche una risposta a quelle forme che in qualche maniera lo Stato italiano, con la presenza di poteri straordinari, ha messo in campo. Quella è anche una risposta democratica, è una diga che San Severo mette per la soluzione di quel problema, che è un problema necessario per il vivere civile di questa comunità. Due parlamentari che parlano, due parlamentari di San Severo, due parlamentari che dicono all'unisono: San Severo va aiutata, San Severo, e non venduta come è successo per chi aveva in mano una Ferrari e l'ha venduta a persone che non hanno nulla da che vedere con questo territorio. Se voglio ragionare, non vengo a ragionare di altro. Chi ha posto il problema della statale 16 con la CISL? Chi ha messo in condizione l'ANAS di fare i progetti e probabilmente a partire dopo aver realizzato i progetti, perché i fondi ci sono e dovrebbero partire?
chi ha posto il problema per primo dei gessi di Lesina, ve li ricordate? Chi ha posto i problemi della strada, la 272 che parte da San Severo e spacca il Gargano? Chi ha posto il problema chiedendo al ministero, al ministro Delrio, e risponderci se lo sviluppo del Gargano poteva essere legato al fatto di aerei impossibili e di condizioni che invece potevano essere il normale sbocco di una condizione di normalità nei trasporti? Delrio ci ha risposto che è possibile riprendere la Vico Vieste e la Mattinata Vieste. Ci ha detto che ci sono i fondi, ci ha detto che stanno operando con i progetti, basterà che due persone, nati qua, seguono questi tipi di problemi. E allora, come vedete, è inutile che vi veniamo a parlare dell'iperuranio, dei grandi progetti, io vi vengo a parlare delle cose spicciole nostre. A San Severo che cosa serve? Serve rilanciare soprattutto un'immagine di società, di città che è legata al futuro in maniera armoniosa col proprio territorio. Ringraziamo le forze dell'ordine che fanno in maniera incredibile questo progetto. Allora ecco, insieme voglio dirvi, guardate, si gioca la partita. O consegnarsi, come è successo per tanti anni, qualche anno fa nella Democrazia Cristiana c'era, ti ricordi Matteo, c'era questa lotta fra San Severo e Foggia, lo ricordo, politicamente era una cosa tutta interna, però c'era un'emancipazione di San Severo, c'era Gigino, Mischietti, c'era gente che aveva, non solo, aveva attributi da vendere, Cecchino aveva qualche anno di meno e capiva che significava emanciparsi da Foggia. Vi volete consegnare, come è successo tanti anni fa? Fatelo pure, consegnatevi. Abbiamo dato una Ferrari al sindaco di San, l'UDC ha dato una Ferrari per consegnare questa città ai civici di Foggia. Questa è la mia rabbia, che io in maniera del tutto involontaria non credevo, come si suol dire, che saremmo finiti così male. Il presidente della provincia che non riesce a imporre che addirittura 1 e 2, è come quando si spara una doppietta, pom pom, tutte e due della stessa area, dello stesso ceppo, della stessa forza politica, dello stesso uomo che li comanda, e li viene a depositare su quest'area e viene a giocare con la vostra intelligenza. Il presidente della provincia dove sta? Che cosa è il presidente della provincia? Un prestanome, uno che sta solo seduto a riscaldare la sedia, non lo so. Allora io queste cose ve le vengo a raccontare. Allora questa è l'alternativa. Io ho mio fratello che ha vissuto 40 anni a fare le analisi di quasi tutti quanti, forse sono passati sotto i piedi, sotto le mani di Gennaro, mio fratello, di mio cugino Raffaele. La mia famiglia è stata qua, hanno dato Raffaele, oramai la famiglia vive qua, mio fratello vive a San Severo, e come vedete mi sento parte integrante in maniera, come dire, proprio armonica di questa città. Allora noi vi diamo questa opportunità, voi dovete decidere, ma passatela la voce. Guardate, non c'entra nulla, qui non c'è più un problema ideologico, io sono bianco, rosso, turchino, turchese. In un mondo, quello oggi che viviamo,
bisogna in qualche maniera servirsi della propria intelligenza per non sbagliare. Oggi ci sono in un posto solo. San Severo avrà due eletti, due. Uno che si chiama Soccorso. Uno, no, sto scherzando, una cosa è seria. Uno che è nato a San Severo si chiama Soccorso, ha investito parte anche della sua giornata, come dire, qui a San Severo, perché non è facile portare avanti una squadra di quel tipo a quei livelli senza, come si chiama, tra l'altro, come dire, è una persona meravigliosa, perché io ho conosciuto la sua storia personale del papà, non hanno mai licenziato nella loro azienda nessuna persona. Come tutte le aziende, tutti le hanno avuto. Probabilmente, come diceva lui ieri sera, si sono serviti degli ammortizzatori sociali, sono stati aiutati in momenti particolari, ma mai nessuno ha conosciuto lo stop al lavoro. E questa è una cosa meravigliosa per un, come dire, come si suol dire, per un padrone. E questa è una cosa eccezionale. Vedete il cuore che batte tutto dall'altra parte. E Maura di San Nicandro Cagnanico, di questo collegio, noi del collegio di Canicati, siamo i tre. E poi abbiamo preso per fare questo gioco in prestito, in maniera molto intelligente, chi ci poteva consentire di fare questo gioco, la Carlucci. E lei, grazie al Partito Nazionale, oggi ci dà questa possibilità. Nell'ipotesi in cui io vengo eletto nel collegio, perché io sono certo che il proporzionale, il plurinominale scatterà, perché io riesco a immaginare quando c'è qualcosa che c'è sotto, è importante. Io vedo tanta gente che gira, è entusiasta di darmi una mano, perché vede chi sta dalla parte, dalla mattina alla sera, dei problemi della gente. Probabilmente la marcia in più, quando vedi tante persone che ti vengono in qualche maniera a cercare, a dirti guarda, forse ho questo problema, si vengono ad aprire il loro cuore. Io, persona molto umile, cerco di fare nel mio meglio. Però ecco, vado alla conclusione. Da oggi in poi, amici, la battaglia non è facile, c'è un pericolo sornione, quelle delle persone che non appaiono, di quelle persone di cui voi dovete stare molto attenti. C'è una strana arietta di antico, come dire, venticello, quest'area giacobina dei 5 Stelle, è un'area giacobina significa rivoluzionaria, che non può non costituire un pensiero in più per tante persone che vivono la giornata in maniera normale. Non è attraverso un moto di protesta che va su. Io li ho visti in Parlamento, mi hanno buttato addosso, era l'inizio di agosto, mi hanno buttato un'infamia che mi ha costato una quarantina di minacce di morte, uno zibaldone così di insulti, mio padre, mia madre, chi più ne ha più ne metta, perché quello è così. Quando mi hanno pigliato per il murigno della politica, e attendo, chi faceva questa accusa è il primo che sta candidato nel proporzionale del nostro, quel D'Ambrosio che è il numero uno di 5 Stelle, che sta di Andria, mi ha buttato e lui, tra l'altro, presidente della giunta per l'elezione, esattamente quella commissione che si interessa delle, come dire, dell'eleggibilità e ineleggibilità dei parlamentari, quindi non poteva non sapere quello che diceva. Mi ha fatto schifare per 2 mesi, 3 mesi,
dal mondo intero. Ho chiesto il giurì d'onore una sola volta allo Stato italiano, nella storia dello Stato italiano è stato, l'ho richiesto io. Ebbene, ha decretato quel giurì d'onore che io ero una persona seria e probabilmente quel parlamentare, esattamente, quel signore che è candidato al numero uno era una persona che non diceva la verità, per cui un bugiardo. C'è una sentenza in Parlamento, in seduta plenaria, letta dall'onorevole Baldelli, che aveva raccolto la sentenza dei tre giudici che si erano per quasi un mese. Però che mi è successo? Nessuno ne ha parlato, perché purtroppo io, noi persone normali, non abbiamo i social per poterci ripigliare probabilmente. Allora, fra le tante cose, anche questa. Allora ecco perché io vi dico, attenti, attenti, ci hanno detto che Roma sarebbe stata più bella e Roma è la città più sporca del mondo. Andate a Roma davanti alla stazione, vedete almeno 15 pullman fermi, fuori servizio. Andate al centro di Roma, davanti al Parlamento, non ci potete stare. Delle condizioni fuori dalla norma, quello che succede a Torino, quello a Livorno, li abbiamo visti all'opera. Per cui, e non stiamo parlando di uno Stato, stiamo parlando di un comune. Per cui ecco, quando questi in maniera subdola stanno lì, sornioni, vogliono vincere il mondo, una volta che l'avete cambiato, è difficile farlo ritornare indietro. Allora attenti, per cui apriamo gli occhi, passate voce, non voglio impaurire nessuno. Io, la battaglia, io quello che ho fatto in Parlamento contro questa gente l'ho fatta da solo, non ho avuto paura. Per cui, come dire, se sto sui social che dormivo, perché probabilmente sono un umano, sono stanco. Se in qualche maniera ho avuto paura di rispondere alle Iene, è una cosa normale per una persona che è presa dal panico, come me è successo a tutti in Parlamento. Ma questi signori debbono dire se, come è successo a loro, alle parlamentarie, è successo di avere tra coloro i quali tanta gente impresentabile. Io sono una persona onesta, seria, trasparente, e su questa base voglio che i miei cittadini mi, in qualche maniera, mi diano un giudizio. Grazie. Ieri sera, pigliatevi, come dire, forza, io ci credo, ci deve prendere l'entusiasmo, usciamo di qua col sorriso. Io sono convinto che col sorriso mettiamo paura. Il sorriso significa certezza, il sorriso significa che la cosa si può fare, solo se voi sarete determinati. Sarete determinati se tutti quanti raggiungerete l'ultimo degli amici per dirgli tutti insieme: votiamo insieme per San Severo, votando quel grande segno che è lo scudo crociato. Vinceremo tutti insieme, voi, io, Paola, Paolo, Mauro, Maura, e cambiati sessi, grazie amici e buonasera a tutti. Grazie.